Ciao a tutti e benvenuti finalmente nel nuovissimo video acquisti manga di gennaio. Arrivo un po' al limite tecnico per una ragione. Perché infatti oggi in cui sto registrando questo video, il 21 febbraio, Mangaio compie un anno. Mi sembrano passati contemporaneamente un mese e 10 anni, ma in realtà è uno. Quindi festeggiamo nel modo migliore possibile, spacchettando un po' di manga e con tante novità per quanto riguarda Mangaio. Oggi abbiamo un pacchettino, forse uno per festeggiare era un po' poco, quindi ecco anche un pacchettone, magari un altro pacchettone, ok, già meglio. E poi abbiamo questi due bei pacchettini qua. Detto questo, iniziamo subito. Direte perché meno pacchi del solito? Semplicemente perché queste nuove scatole che usiamo sono il doppio più grandi delle altre. Quindi ci sta una marea di roba in più e quindi partirei direttamente a questa qua. E mentre la apro vi annuncio già qualcosa di molto bello. Ovvero che su Mangaio è finalmente arrivata la sezione figure. Tutta la sezione destinata solamente alle figure, che comprende già più di 100 articoli. Non so quanti siano andati già sold out al momento. Questa è quella per festeggiare il nuovo anno della tigre. Mentre per l'anniversario ce ne sarà una speciale che farò vedere poi il mese prossimo negli acquisti di febbraio. E poi oltre alle figure che aspettavate da moltissimo, adesso anche tutte le spedizioni su Mangaio sono gratuite a partire dai 39 euro di spesa. Iniziamo subito qua a vedere qualcosina interessante. Abbiamo parlato abbastanza. Infatti abbiamo il numero 1 di Dragon Maid e la sua rispettiva variant, anche il numero 2 che ovviamente non può mancare. E poi ovviamente ve la tiro fuori perché voglio farvela vedere per bene, ovviamente doppia copia obbligatoria, ecco anche la variant di Dragon Maid in esclusiva Mangaio. Questa è tanta roba. Sono felice che stiamo portando sempre più esclusive, anche perché poi magari semplicemente attratto dalla variant qualche lettore finisce per innamorarsi tutta la serie, e secondo me a volte le variant sono proprio un ottimo modo per far conoscere determinate serie. Quindi ecco, l'obiettivo è sempre quello di portare più esclusive e magari, abbiamo fatto diverse volte in passato, cercare di lanciare o rilanciare magari qualche serie anche un po' più di nicchia. Vabbè, il fatto che gli editori scelgano Mangaio per lanciare le proprie variant esclusive è una cosa che mi riempie il cuore di gioia. Ma andiamo avanti qua a spacchettare. Abbiamo un altro po' di uscite italiane, tra cui il nuovo numero 6 di City Hunter. Poi apriamo per bene anche questo. Poi abbiamo il numero 2 di 20th Century Boys, il volume 3 della nuova bellissima serie di Inuyasha, la Wide Edition, che mi piace veramente molto. E poi ho ripreso questo perché non mi piangeva il cuore lasciarlo lì incompiuto. Boruto è qui, è tornato Boruto, capiremo poi. Mi mancano tra l'altro alcuni numeri perché l'ho ripreso da quello disponibile. Abbiamo poi Dr. Stone 18, che in Giappone si avvia nell'arco finale, quindi manca davvero poco alla sua conclusione. Poi in Italia ci vorrà sicuramente qualche mese in più. Poi abbiamo il 21 della Shaman King Final Edition e il 6 di Blue Lock, questo Spokon atipico che credevo mi piacesse di più all'inizio. Ho capito di preferire Spokon più alla Haikyuu o Slam Dunk, quindi forse non so se fa proprio per me. Poi abbiamo del maestro Jiro Taniguchi, io ho alcuni volumi di Taniguchi, però non questo, e quindi quelli che mi mancano voglio recuperarli in questa incredibile Deluxe Collection. Poi un sacco di vignette sono piene di dettagli, quindi vederle anche così grandi secondo me rende benissimo con Taniguchi. Poi abbiamo il numero 17 di Demon Slayer, il manga dei record praticamente, che però quest'anno se l'è dovuta battere con Jujutsu Kaisen. Apro infatti una piccola parentesi perché ne abbiamo parlato anche su Twitch, ma nel 2021 Jujutsu Kaisen ha battuto in termini di vendite Demon Slayer. Si parla di tra virgolette poco, nel senso che è poco più di 1,5 milioni di copie. Sarebbe un sogno per me venderle in tutta la mia vita 1,5 milioni di copie. Però fatto sta che lo scorso anno in Giappone Demon Slayer ha venduto 29,5 milioni di copie, mentre Jujutsu Kaisen 30,9 milioni, quasi 31 milioni. Il terzo nella classifica, per farvi capire, Tokyo Revengers, che ne ha fatte 25 milioni. E poi a seguire Attack on Titan, che aveva poco più di 7 milioni, anche One Piece più o meno lì. Quindi è assurdo, è assurdo. Tra l'altro anche nei Crunchyroll Anime Awards, che sponsorizzano una piccola porzione di questo video, di cui ne abbiamo già parlato ampiamente nello scorso Manga News, se volete poi andatelo a recuperare, Attack on Titan ha vinto come anime dell'anno con la Final Season Parte 1. Le migliori animazioni le ha vinte proprio Demon Slayer nel Mugen Train Arc. E voi direte, allora Jujutsu Kaisen, stiamo dicendo il più venduto, il più discusso nell'ultimo anno, cosa ha vinto? Nobara Kurosaki ha vinto come miglior ragazza, Tadashi Hiramatsu invece come miglior character design, e ovviamente questa era proprio secondo me la più palese, la miglior scena di combattimento, quella di Itadori e Todo contro Hanami. Anche come miglior action ha vinto Jujutsu Kaisen, insomma si è portato a casa i suoi premi. Ci sono anche altre serie interessanti. Ovviamente best film l'ha vinto Demon Slayer, di cui adesso vi mostro
con questo bellissimo fanbook che vado a spacchettare. Molti di voi già conoscono Crunchyroll, forse anche grazie a tutte le carte esclusive che abbiamo fatto in collaborazione. Adesso vi sto un attimo flexando tutte e tre le serie complete, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers e One Piece, che ovviamente era impossibile che mi lasciassi sfuggire. E Crunchyroll ormai è diventata una tra le piattaforme di streaming di anime legale più conosciute di tutte, in cui ci sono una marea di anime. Sapete che ve la consiglio sempre, abbiamo fatto anche il trial cord con le carte. E tra l'altro non posso dirvi ancora nulla, ma più avanti quest'anno ne vedremo delle belle, ecco. E comunque, insomma, se volete vedere tutti i vincitori, oltre a quelli principali che ho citato, i link sono tutti qua sotto in descrizione, così li potete andare a recuperare. Ma adesso torniamo a noi, perché voglio farvi vedere qua questa bellissima edizione. Guardate qua che roba. Ecco anche gli storyboard, che a me fanno veramente impazzire, questi sono bellissimi. E ovviamente anche le sue pagine a colori. Tra l'altro mi è appena caduto il biglietto per il treno Mugen, molto molto bello. Eccolo qui, da conservare assolutamente. Poi abbiamo di Kazue Kato, Blazorcist 27, sapete che a me questa serie piace da tantissimi anni. Credo che ogni serie abbia il giusto tempo. Però ecco, le serie infinite non mi fanno impazzire. Abbiamo poi il numero 16 di To Your Eternity, l'8 del mio amatissimo Blue Period. Qua abbiamo anche lo sketch artbook internamente. Questo invece di Keito Mei, che ho voluto provare, e che si chiama Sing Yesterday For Me. Dovrebbe essere tratta anche dall'anime, se non ricordo male. Vi saprò dire meglio poi anche su Twitch. Ovviamente non poteva mancare il numero 91 di One Piece. Abbiamo poi il 3 di Mashle, che anche questo in Giappone si inizia a avviare verso la sua fase finale. Sembra adesso che è uscito in Italia, ma già siamo forse addirittura d'arrivo, chi lo sa? Io penso di sì. C'è poi il 20 di Shaman King. E qua ragazzi, questo è super particolare, ma sapete che mi piacciono queste opere qua. The Second Goldfish di Pampaglia. Come catturare pesciolino rosso? Dove si trova? Come si fa? Come prenderlo? Ultimamente mi piacciono molto queste storie brevi. Per tutta la vita ho letto manga che finivano dopo anni o decenni, o che non sono mai finiti. Leggere qualcosa quasi di autoconclusivo a volte è bello, devo essere onesto. E parlando di manga che stanno per finire, c'è l'11 Tokyo Revengers. Anche questo, insieme a Mashle, è addirittura d'arrivo in Giappone. Chissà se quest'anno, l'anno prossimo, però stiamo arrivando alla fine. Ma io andrei avanti con questo. Ma non c'è la scatola, ma questa busta riciclata, perché è qualcosa di così grande che nelle scatole neanche entra. Questo purtroppo al momento in cui registro è già sold out, perché è qualcosa di assurdo. Perché dentro, dopo infinito cartone per tenerlo super al sicuro, abbiamo lui. Tra l'altro è super morbido, per quello ci voleva il cartone che facesse da resistenza. Eccolo qua. Qui è già bello imbustato. Guarda qui, è un peccato quasi. Sto parlando di Slam Dunk 10 Days After di Takehiko Inoue. Maestro assoluto. Bello anche qua il sigillino, Slam Dunk. Andiamo a togliere la bustina, perché ve lo devo far vedere bene. Eccoci, stra delicato. Poi dovrò subito reinserirlo. Allora, questo è un progetto che risale al 2004 di Takehiko Inoue, che per festeggiare le 100 milioni di copie di Slam Dunk in circolazione ha affittato un liceo in disuso, e dopo aver giocato un po' a basket con i fan ha presentato loro un capitolo extra di Slam Dunk ambientato 10 giorni dopo la fine dell'ultimo volume, appunto. Come potete vedere qui da vicino, il capitolo è disegnato interamente in gesso sulle lavagne delle varie aule della scuola. Quindi in pratica tutte le vignette erano in varie stanze, in varie aule. E ovviamente poi adesso non ve lo sfoglio tutto, così ve lo lascio godere anche a voi. Il fatto che sia enorme ci permette esattamente di vedere il formato 1:1 con il quale il sensei disegna. Vabbè, la qualità della risoluzione è così alta che si può anche vedere proprio il tratto a matita. Anche il più sottile tratto, dove magari è calzato di più, dove invece fa parte del segno di costruzione. Guarda che bello, mamma mia, un lavoro assurdo. Messi Nou è davvero un mostro. Insomma, sapete quanto mi piace lui come mangaka e quanto si è affezionato a Slam Dunk, quindi era necessario per me farlo mio. Lo metto subito nella bustina. Ok, ma andiamo avanti, perché questo qui l'avevamo un attimo lasciato indietro. E dentro abbiamo il manga di Animal Crossing, che in realtà è un regalino per la mia sorellina, il diario dell'isola deserta. Finalmente il nuovissimo numero di Made in Abyss, il 10, l'incredibile edizione che elogio in ogni video, ovvero la Fullmetal Alchemist Deluxe Edition. Vorrei ce ne fosse davvero di più così. Scar poi incredibile. Vediamo gli interni. Wow, bellissime le prime bozze di come doveva apparire, insomma. Vorrei un mondo fatto di edizioni Ultimate Deluxe e della controparte standard, così che uno, se vuole, può prendersi quella economica oppure quella super mega lusso. E poi con i disegni di Go Tanabe, le montagne della follia. Anche questo volume unico. Sto entrando pian piano anche in questo mondo, che trovo veramente suggestivo. Sono contento che questa storia esista anche una versione così ben illustrata, perché insomma è stata per me anche una scusa per avvicinarmici. Prima di aprire l'altro pacchettone, direi di farci questo pacchettino qui.
molto minuto e delizioso. Ovviamente non l'avevo detto prima inizio video, ma oltre a tutte le cose c'è su Manga Yo, quindi spedizione gratis sopra 39 euro, tutte le mega promozioni, tutto quanto. Ovviamente il codice sconto Mangaka96 è sempre attivo, e anche sulle figure, quindi su tutto il catalogo, da sempre il 5% di sconto su qualsiasi cosa prendiate, a qualsiasi prezzo. Oh, mancava infatti, eccolo qui, il 2 della White Edition di Inuyasha. Abbiamo visto il terzo numero, poi abbiamo il 19 del divinamente disegnato per Children of the Whales. Mi piace questo effetto quasi acquerellato, così morbido, davvero etereo quasi, direi. Poi abbiamo il numero 5 di Black Jack, perché Tezuka, come dice il buon Kirio, va preso. Poi abbiamo il numero 4 di Tower of God, che personalmente non sto preferendo rispetto a Solo Leveling. E qua dentro, da Akira Toriyama, Bird Studio, The Galactic Patrolman. Bellissimo. Tra l'altro all'interno c'è anche cartolina, portachiavi, tutto quanto. Molto bellino, ma abbiamo un pacchettino prima dell'ultimo mega pacco finale. E questo qua contiene un artbook. Oh sì, molto particolare, bellissimo. Sono anche i primi due volumi. Aspetta. Bello con questo effetto invecchiato. L'arte di Cuphead. Sapete che è appena uscita la serie, e quindi qua dentro ovviamente all'artbook trovate tutti gli studi sui personaggi, l'animazione, il circo. Guarda che robina, veramente ben fatto, parla al diavolo. Tra l'altro hanno lavorato alla serie anche diverse animatrici italiane. Io purtroppo, nonostante abbia mai giocato al gioco di Cuphead, mi sono visto troppe ore di gameplay, e già solo quello mi faceva impazzire. Bellissimo però come il fumetto ricordi quelli di diversi decenni fa. Bello. Ed ecco anche la cover del secondo numero, ovviamente interamente a colori. Ma andiamo avanti con il mega paccone finale. Eccoci qui, Scotch Manga Yo distrutto. Tra l'altro, se trovate questo all'interno dei vostri ordini, è un tipo di cartone riciclato internamente che tiene ancora più protetti i volumi, e ovviamente riduce anche le emissioni del normale cartone da imballaggio, perché è riciclato proprio internamente, quindi più resistente e anche migliore dal punto di vista ambientale. Ma adesso andiamo a vedere un po' di esclusivine giapponesi. Le vado a tirar fuori, come vedo delle belle. Oh, ho visto già. Eccoci qua, ve le vado a tirar fuori tutte. Allora, partiamo con questo qua che è un po' più piccolino, perché all'interno ha tre cose molto interessanti. Sono tutte delle edizioni speciali. La prima è questa qua di Giant, numero 10, con cui appunto finisce la serie. Infatti in allegato c'è il Memorial Postcard Collection. Se lo aprire così lo vedete meglio. Bello. Questo è il volumetto, non ve lo sfoglio, ma neanche ve lo giro, perché già anche solo il back è spoiler, infatti. E questo è tutto il poster, tra l'altro è fatto con un cartoncino molto poroso. Sembra quasi toccare vecchissimi disegni. Se faccio vedere alcune illustrazioni così a caso, eccole qua, molto molto carine. Vabbè, se seguite il manga sapete assolutamente lo stile dell'opera e del maestro Oku, che è un grande appassionato di tutto quello che concerne la bellezza umana, ecco. Poi abbiamo di Tokyo Revengers l'official anime guidebook. Anche questo ve lo vado adesso ad aprire per mostrarvi integralmente a colori, con tutti i vari character dei personaggi, gli studi, dei commenti sulle scene dell'anime, tante belle illustrazioni molto carine, ecco. Tutte full color, ovviamente. Diciamo che per chi magari non può permettersi un artbook, questa è anche un'ottima alternativa, perché comunque è più piccolino, più compatto. E poi qui abbiamo la special edition del numero 18 di Jujutsu Kaisen. Eccola qui, sembra piccolina, ma in realtà ora ve la vado ad aprire, perché qua all'interno è contenuto il calendario di Jujutsu Kaisen e in più le 32 targhette con tantissimi personaggi della serie. Anche questo tutto bello imballato, ve lo vado ad aprire per bene. Eccoci, il volume 18, questo qui non ve lo apro così vi evito qualsiasi spoiler. Qua dentro è contenuto il resto, tutto quello che lo tiene protetto. Sto veramente chiuso e impacchettato super meticolosamente. Ha un'altra protezione dentro, ovviamente, sia mai. Eccoci qua dentro, un'altra piccola protezione esterna. È infinita questa cosa, ci sarà davvero o saranno mille scatole una dentro l'altra? Eccoci qua, mi sa che... Oh, mamma mia, assurdo. Non mi metterò a montarlo adesso, ve lo mostro, per ovvie ragioni, sennò diventerebbe un video di un'ora. Cioè, io sto già registrando da più di un'ora, però nel senso... anche per voi. Quindi qua ci sono tutti i ciondolini da attaccare poi le targhette. Qui il mini calendario. Qua i display in cui metterlo. Insieme, qui vedete il front, a tutte le targhette. Sono sovrapposte una sopra l'altra, quindi non le vedete tutte in realtà. Dovrei riuscire a farvele vedere meglio senza tirarle fuori tutte. Eccole qua, sono semi-trasparenti, quindi vedete anche un po' me dietro sullo sfondo. Ed ecco qua anche le altre 16 con gli altri personaggi.
bellissime. E anche questo ovviamente è trasparente, e qua lascia lo spazio appunto per il calendario. Poi le targhette le mettete dove preferite voi. Diciamo che di norma lo spazio che quindi andrebbero poste è qua in alto, poi le cambiate come volete. E qui ecco come apparirebbe. Ovviamente ci sono i ciondoli, le viti, quindi le targhette poi potete anche non per forza insomma metterle qui col calendario, così che poi con le vitine date sempre insieme si chiude e si tiene tutto unito. Però insomma con le altre 30 potete metterle veramente ovunque, o magari le cambiate da qua in base al mese, i vostri personaggi preferiti. Ma andiamo avanti adesso. Anche qui vedo delle belle card, così in Jutsu Kaisen. Partiamo infatti con Psycho Jump, che come sapete sto collezionando, vabbè, questo bellissimo poroso qua, ma tipo diversi feedback tattili in base a dove lo toccate in cover, con Jutsu Kaisen in copertina. Infatti in omaggio poi c'è anche il poster e le carte che vedremo. Ma Psycho Jump lo sto collezionando in realtà per il back, perché ogni mese un mangaka sta rifacendo una cover di Dragon Ball, questo per festeggiare i 40 anni di Dragon Ball. E quindi questa cosa è iniziata l'anno scorso e andrà avanti per 42 mesi, ovvero i numeri di Dragon Ball appunto. Quindi mancano poco meno di 3 anni alla fine della collezione. Molto bello, tutto viola così poi questo numero. E in omaggio col Psycho Jump, vi faccio vedere subito quello che viene dato. Abbiamo ovviamente le immancabili carte esclusive di Yu-Gi-Oh! Poi ci sono anche questi sticker di Jujutsu Kaisen, e ovviamente anche il poster per festeggiare anche l'uscita del film. E c'è sia front che back, quindi poi lo mettete come preferite. Bello. Sempre pieni di gadget questi Jump. Psycho Jump vi ricordo che è appunto una rivista mensile. Poi col fatto che Manga Yo vende solo ed esclusivamente prodotti nuovi, quindi proprio appena uscita la tipografia, potete star certi che se c'è un gadget con la rivista lo ricevete al 100%. Se invece le prendete usate, magari vi può capitare che non ci sia proprio tutti i gadget. Spesso magari vengono vendute usate però come riviste basta, quindi senza poi i gadget che vengono dati insieme. Quindi in caso se le prendete usate o da fonti non proprio sicure, state sempre molto attenti. Poi abbiamo, bellissima questa cover, il nuovo numero di V-Jump, con questa cover di Boruto, che ovviamente ricorda tantissimo quella di Naruto, dove c'è appunto Naruto e Sasuke che si guardano così tutti un po' di traverso, che tra l'altro fu usata anche per l'artbook. All'interno, come sempre, qui ci sono le carte esclusive di Yu-Gi-Oh! Anche di Dragon Ball in questo caso, e pubblicati in manga appunto di Boruto, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball. Ecco, le carte sono contenute qua dentro in pratica, vedete? Qui poi si ritaglia e esce la carta, proprio per essere super protette. E qua vedete c'è quella di Dragon Ball davanti, proprio all'inizio del capitolo di Dragon Ball Super. Molto molto bellina. Ma è il momento adesso di mostrarvi un po' di manga. Ovviamente non poteva mancare l'ultimo numero, almeno al momento, di Berserk, il 41. Poi riguardo a questo numero qui c'è anche qualcos'altro che farò vedere dopo. Purtroppo non sappiamo cosa accadrà ad oggi. Qui è dove siamo, purtroppo. Quindi in questi casi c'è ben poco che si può fare. Ma parliamo invece di una nuova serie, ovvero Showa Shoten, serie di Takeshi Obata. Vi ho fatto vedere la scorsa volta il Jump Square con la cover, che è appunto la rivista in cui viene pubblicato. E visto che Obata è un folle, è già uscito anche il manga tratto dalla serie, nel senso che lui disegna il doppio delle tavole di quante dovrebbe, e quindi poi è super produttivo. Molto belli i disegni, ricordano un po' quelli di Bakuman, però io non vedo l'ora davvero che la pubblicano in Italia. Praticamente, per chi non lo sapesse, è la storia di questi due ragazzi che vogliono diventare un duo comico in Giappone. Super atipica come storia. C'è anche la paginetta estribile a colori, e i loro due mi piacciono molto come character design. Tra l'altro su Manga Yo, essendo proprio come venduti in Giappone, c'è anche la pubblicità all'interno degli altri volumi in uscita questo mese. E ho visto che fuori invece c'è la pubblicità, eccola qui, della mostra di Takeshi Obata, Never Complete. È qualche anno in realtà che viene fatta a più ripetizioni, e che però non essendoci mai stata la possibilità di andare in Giappone mi sono sempre perso. E quindi ovviamente non poteva mancare anche la seconda cover di Showa Shoten, appunto Jump Square, la rivista dove è pubblicato anche Blue Exorcist, come ben sapete ormai. C'è anche il calendario di Never Complete. Questo momento da staccare subito, vediamo se riesco a non distruggerlo. No, vabbè, stupendo. Dovremmo guidare dalla linea tratteggiata per non distruggerlo. Eccoci, bellissimo. Questo proprio era attaccato dentro la rivista. Qua sull'esterno sono rappresentati proprio tutti i manga di Obata, da Death Note a Bakuman a Showa Shoten, a Ikaru no Go. Internamente invece ci sono proprio le bellissime illustrazioni che compongono il calendario. Eccolo qui, della nuova opera, Platinum End ovviamente, Bakuman. Questa è la nuova illustrazione che ha fatto per la mostra invece, bellissima, questa veramente stupenda. Non vi ho fatto vedere quella di Death Note ovviamente, classica, stupenda sempre. Bellissimo, bellissimo. Adesso mettiamo qua che poi lo appendo subito. Veramente una bellissima sorpresa. Questo è il numero 2 di Jump Square, appunto il numero di febbraio 2022, che ovviamente, come sapete bene, esce prima in realtà. In pratica adesso è uscito quello di marzo già. Ok, andiamo quindi all'ultimo pacchettino. Vi ho lasciato il meglio alla fine, perché qua c'è veramente qualcosa di assurdo.
appoggio un attimo di lato, anche se molti di voi avranno già capito di che parlo. Però prima mi sembra giusto far vedere un'altra robina, ovvero c'è il Jump Giga Winter. Sapete che il Jump Giga è una rivista che esce in Giappone solo 4 volte l'anno, una per stagione, e che racchiude i migliori manga. In questo caso, per festeggiare l'uscita del film, c'è in omaggio un clear file. Eccolo qui, praticamente sarebbe un portadocumenti Jujutsu Kaisen. Vedete anche il back qua per mettere i documenti. E in cover abbiamo una serie che ancora non è stata annunciata in Italia, ma che sono sicuro arriverà prima o poi perché è troppo bella. Aonohako, col titolo inglese Blue Box. Immagino sarà anche quello con cui arriverà in Italia, presumo. Io mi sono veramente innamorato di questa serie dall'inizio. Ah, c'è anche il poster estraibile qua del film di Jujutsu Kaisen. Ovviamente anche questo da entrambi i lati. E poi qua mille storie. Ah, c'è anche questo qua di Demon Slayer. E poi di Bleach anche. Purtroppo sono molto grandi e se non li ritagliate, insomma, sono difficili da mostrare là dentro la rivista. Molto molto bene. Veramente bello denso questo Jump Giga. Ok, andiamo poi a un bel artbook, che in realtà è proprio un making of, quindi un dietro le quinte, come piacciono a me, di Beastars in questo caso. E sapete bene che è tra le opere che più mi piacciono. Ovviamente, se avete visto l'anime, sapete che fa tutto in computer grafica, quindi in 3D. E qua trovate tutti gli ambienti, gli studi, una marea davvero di composizioni per i personaggi. Qua poi il character design di ogni personaggio che appare nella serie, praticamente. Anche gli studi di come farli muovere, le espressioni, insomma, è davvero un dietro le quinte pieno. Ha una parte descrittiva, ma poi ovviamente ha una marea di illustrazioni all'interno, di prima e dopo, di studi degli scenari, gli sfondi, modelli 3D, insomma tutto quello che vi potete aspettare da un making of. Anche i processi di realizzazione delle varie scene, ci hanno messo veramente qualsiasi cosa. È un bel volumozzo, bello bello pieno. Ma adesso siamo arrivati alla fine, l'ho lasciato per ultimo perché forse proprio la ciliegina sulla torta. Adesso ve lo faccio vedere per bene. Questa tela è assurda e lo vado ad aprire pianissimo. Questa che sto per andare a mostrarvi è un'esclusiva solo giapponese. Questa edizione speciale limitata, per proprio andare in qualche modo ad esaltare l'ultimo volume di Berserk. Infatti all'interno abbiamo ovviamente il volume 41 che vi ho mostrato prima. Poi vado a rimuoverla molto piano. La tela, questa è veramente incredibile da esporre. Guardate che robina, veramente un lavoro assurdo. Poi sono veramente belli questi schizzi dorati e bianchi che hanno aggiunto la tavola, che danno veramente un'espressione, un carattere ancora più forte. Queste linee sul naso del mantello sono incredibili. Beh, veramente, veramente assurdo. Vorrei provare a farvi vedere anche più da vicino qua qualche dettaglio, giusto per farvi capire. Eccola. E poi non finisce qui, perché all'interno del volume 41 è contenuto anche un CD speciale. Ora ve lo apro così lo vedete meglio. Il CD infatti contiene diverse OST, tra cui Il risveglio di Casca, tantissime OST dell'anime, e due canzoni di Susumu Hirasawa, che sono Berserk Forces e Forces Second. Ve lo faccio vedere da vicino, sia il back che il front. Si apre da qui, dietro si va a comporre la scritta Berserk. E qua davanti, ecco, si va a estrarre il CD. In Giappone sono trattati veramente di pregio, infatti guardate com'è anche ben custodito all'interno. Tutto ovviamente che sembra quasi fatto col sangue, compresa la scritta fuori. E qui dentro c'è anche una piccola postcard con un'illustrazione, che sarebbe poi anche una sorta di cover del CD volendo. Qui dentro appunto le soundtrack di Susumu Hirasawa. Ed ecco anche l'interno, veramente bellissimo. Mi pare veramente una degna edizione commemorativa, insomma, per un'opera di questo livello e un autore ovviamente di questo enorme calibro. Bellissimo davvero. E anche la cornice che qua appunto richiama quello del manga, ho scritto Berserk 41, e poi tutte le cose speciali che ci sono insieme, quindi sia il canvas, la tela, che appunto il drama CD che vi ho fatto appena vedere. Che viaggio, ragazzi, mamma mia. Ne abbiamo parlato diverse volte anche di Berserk, in passato ci abbiamo anche scherzato molto con Dario, in tempi ben diversi ovviamente, però averlo qui fa uno stranissimo effetto. Le edizioni italiane mancano solo 9 numeri per il momento, quindi sto anche arrivando finalmente anch'io alla conclusione della lettura. Io detto questo, spero davvero che l'acquisti manga di gennaio vi sia piaciuto. Vi ricordo tutti i link utili qua in descrizione. Come sempre, codice sconto Mangaka96 se volete avere il 5% di sconto su qualsiasi acquisto o ordine. E detto questo, non posso far altro che ringraziarvi. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, che aiuta tantissimo il canale e permette di portare video sempre migliori, magari anche sempre un po' prima, anziché proprio aspettare la fine del mese. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi per non perdere tutti gli aggiornamenti futuri. Dovrò sistemare anche le cose del trasloco, visto che ora sarò ufficialmente qui. E così, una volta sistemate quelle, sappiamo tutti quale video registrerò. Detto questo, io vi aspetto sempre qua sul mio canale. Trovate qui il secondo canale e altri video interessanti qua accanto a me. Se volete, mi trovate anche tutte le sere, tranne il weekend, in diretta su Twitch. Quindi, se vi manco, potete venirmi a vedere anche là. E detto questo, io vi aspetto sempre qua su questo canale. Al prossimo video!